come questa magari possiamo bere di meno, però in ogni caso difficilmente riusciamo ad assumere tutti gli oligoelementi o i minerali che servono. Qui diciamo c'è un po' di tutto, quello che serve per prendendo due bottiglie al giorno, diciamo si riesce a sopperire insomma Quindi questa è a quelle che un'acqua sono. buona, un'acqua che fa bene. È ovvio che per saperne di più, per conoscerla meglio, se già magari non la conoscete, attraverso Sapor Bio, quando andrete il prossimo fine settimana, sicuramente troverete magari il dottor Michelli o C'è altre persone la responsabili nutrizionista, dell'azienda. come avete Poi ci sarà spiegato la prima. nutrizionista, appunto, che vi spiegherà tutto quello che riguarda la vostra alimentazione e sicuramente l'utilizzo dell'acqua, perché l'acqua l'ha detto anche lei. Poi adesso che siamo nella bella stagione, quindi sudiamo di più, abbiamo bisogno di integrare Sì, bella, maggiormente. magari. Fino Beh, io mi auguro, insomma. adesso non è che sarà bellissima. È vero, ha ragione, però insomma diciamo che va Speriamo bene che tutta da adesso in la... poi, Sì, ecco. ce l'auguriamo tutti, è vero, è vero. Lei beve tanta acqua, dottor Io ne Michelli, bevo dica la moltissima, verità, sì, lo so, lo so, veramente. lo so. Forse E poi... perché proprio l'occasione fa l'uomo ladro, quindi. Sì, poi avendo dell'acqua di questo genere a disposizione, sicuramente di sì. Sicuramente sì. Grazie, Grazie dottor a Michelli, lei, ritorno al mio arrivederci. chef, arrivederci. Grazie. Caro Allora, Roberto, io ho è aggiunto il pronta? sale, sì, adesso ho tagliato il pomodorino che poi servirà come guarnizione finale e Sì? adesso possiamo iniziare ad impiattare la nostra zuppetta. Benissimo, quindi il pane si è Il pane si è tostato. tostato, mettiamoci la zuppetta. Quindi i semi di sesamo Se li ho e di messi, zucca? li ho aggiunti al pane i semi di Di sesamo. sesamo. E invece quelli di Quelli di zucca? zucca li metteremo poi dentro la nostra zuppetta Così, al va finale. bene. Ok, adesso piatto qua. Mettiamo i nostri semi. Fra poco, dopo la pubblicità, quindi nella seconda parte di Casalice, incontrerò il responsabile, la responsabile, perché è una donna, viva le donne, del nostro mensile della rivista Alice Cucina, quindi Giulia Macri, che ci parlerà della nuova rivista, quella proprio nelle edicole in questi giorni. Che bello, che profumo! Il zucchero e poi il nostro olio bio, perché non deve mancare mai. Naturalmente. Ecco qua. E buon Accorto. appetito. Qui che vinello ci Grazie. mettiamo? Dai, con Io che qua un vino bianco, accompagniamo? metterei un bianco o un rosato, perché se no altrimenti la fava è difficile da abbinare, le fave sono molto difficili da abbinare a dei vini. Ci troviamo Quindi, spesso di fronte a certi ingredienti che sì, sono di come i carciofi, gli carciofi, sì, asparagi alle asparagi volte infatti. Però anche. si mettono dei vini abbastanza bianchi, ma Sì? dei Sauvignon, dei Gewürztraminer o Sì? degli Chardonnay, comunque abbiamo un certo corpo floreale che vada un po' a contrastare la sapidità e il gusto importanti di questi ingredienti. Va bene Roberto, ci vediamo domani. Ok, Una ci bella mancherà, settimana a ti Roma ti ringrazio. fai, eh? Ci vediamo fra poco dopo la pubblicità. Sono qui con Giulia Macri, ciao Giulia, bentornata. Ciao Franca, Come stai? bene? Ti vedo bella, in forma come sempre, mi fa piacere. Prima ho detto Grazie. viva le donne, perché lei è responsabile di una rivista, insomma, importante. Dico importante perché ha una tiratura, si dice, vero? Sì. Altissima, sta avendo un grandissimo successo. Non mi dite che chi si loda si imbroda, perché lo faccio lo stesso in questo caso, perché veramente mi piace tanto questa rivista e piace a tanti, perché effettivamente sta andando molto, ma molto bene, contro ogni previsione fin dall'inizio, diciamo, Penso no? sì. Tant'è È vero che, insomma, la Sitcom Editore è stata costretta ad aumentare la tiratura proprio per stata questo, costretta, sì. insomma. Che bella costrizione, magari sempre. Allora, questo è il numero di giugno, dove c'è il bel Nosari, eccolo qua Gianluca, sorridente, che ci presenta la sua frittura di paranza, anche se non si occuperà all'interno solo di frittura di paranza. No, anzi, presenta due menù. Anzi, un menù e poi tutta una serie di variazioni sul tema anche di un ortaggio di stagione che sono le Le zucchine, zucchine. zucchine, fiori di zucca,
per cui propone tre antipasti, tre primi e tre secondi, che poi noi abbiamo composto anche in menù, e poi fa questo anticipo di estate con le fritture, la frittura di paranza rinforzata. Guardate, ve la faccio vedere. E tra l'altro con un suo segreto per la preparazione, per farla riuscire proprio perfettamente. Abbiamo documentato anche i tutti vari gli passaggi step, sì, di preparazione. È importante, perché tante volte voi fate la frittura e poi vi risulta così molliccia, è vero? Lui rivela un paio di segreti che sono facili, semplicissimi, però fondamentali. No, è vero, Gianluca è veramente molto bravo, non solo per la frittura, non solo nel pesce, però dicevi si occupa di zucchine in modo particolare in questo numero, anche i fiori zucchina ripieni e fritti, insomma, e tanto altro. Sì. Altro cosa? Altro è, come dicevo, è un anticipo d'estate questo numero, per cui c'è tanta frutta, tanta verdura, ci sono menù a tema, perché ci sono delle occasioni anche importanti durante il mese, ci saranno i mondiali, per cui ci sono tre menù per ricevere gli amici a casa, fuori, eccetera. Poi finisce la scuola, per cui ci sono delle proposte anche per i ragazzi. Ci sono proposte per fare delle scampagnate e quindi, insomma, il clima è estivo. E poi, insomma, ci sono tutti i volti noti di Alice che voi amate. Adesso io ho aperto e trovo il giovane Mattia, detto fatto, Mattia Poggi, detto fatto, la sua trasmissione, ci dà delle ricettine veramente carine, ma non solo lui, perché poi, insomma, si parla di pane, si parla, poi c'è il fagiolone, Stefano Fagioli. Ha fatto quattro pietanze variando sul colore, bellissime. C'è Luca Montersino, c'è Valentina Gigli parlando di dolci, c'è Gandino parlando di pane, dicevamo prima, appunto, insomma, ci sono veramente, tu, Luisana Messeri, ovviamente, adesso io magari rischio di dimenticare qualcuno, però si parla di tutto quello che è cucina, però un po' anche di giardino. Senti, so che c'è un oggetto misterioso che vi invitiamo a scoprire, che è questo. Riuscite a vederlo, anche se non alzo? Sì, perfetto. Che è questo, vero? Sì. Che cos'è? È un utensile da cucina, molto utile, però io direi di, insomma, non lo svegliamo. Anche perché quando avrete la rivista in mano, domani quando andate, dall'altra parte si vede a che cosa la serve. La soluzione c'è. Ma certo. Senti, Giulia, in fondo ci sono le schede. Sì. Le schede, in questo numero si parla di pollo, eccolo qua, pollo. Il pollo con alcune ricette. Ecco, questa è un'iniziativa partita con il primo numero di quest'anno, con gennaio, vero? Sì. E a gennaio o a dicembre di quest'anno ci sarà il raccoglitore. Sì. In ogni numero della rivista proponiamo queste schede a tema, che raccolgono delle ricette su un tema monografico, quindi quando è la pasta, quando in questo caso il pollo, e devono essere staccate, conservate, collezionate e poi a fine anno con il raccoglitore, inserite nel raccoglitore per... in ordine di argomento, ed è un altro modo di consultare le nostre ricette, che sono 100 a numero, molto pratico per tema invece che per argomento. E il raccoglitore sarà in omaggio per gli abbonati, quindi abbonatevi, perché così avrete a casa, non l'avrete il giorno 27 o 26 o 28 del mese, dipende dal giorno in cui esce il numero, l'avrete magari qualche giorno dopo, però poi a fine anno il raccoglitore sarà in omaggio per tutti gli abbonati. Sì. Va bene, grazie Giulia, ci vediamo a fine mese o poco prima, insomma, per mese di giugno. Per le prossime anticipazioni, per le anticipazioni di luglio, ma ne riparleremo, insomma. Chi ci sarà in copertina? Un'anticipazione possiamo dare per luglio? No, troppo presto. Ma guarda, ci deve lasciare sempre lì, col fiato sospeso. Va bene, allora noi aspetteremo, tanto un mese passa in fretta. E quindi ritroveremo anche Giulia Macri qui a Casalice. Grazie, buon lavoro. Grazie, e complimenti per il grande lavoro che fate. Lo dico a te e affinché tu lo possa dire a tutti i tuoi collaboratori. Grazie, noi ci vediamo domani invece, lo sapete, sempre a Casalice, ritorna Roberto Di Mauro in cucina, Marco Colombo insieme a me per parlare ancora di Sapor Bio, insieme a tanti altri ospiti. Va bene? Ciao Giulia, ciao, a domani. A tutti, arrivederci.